Anche quindi, questo senso di mancanza di un alfabeto, della cura proprio del piccolo importante. Quindi, dottoressa Micheletti, alla patologia in sé si aggiunge, potremmo dire, non so, anche un senso di colpa, il fatto di avere un bambino, tutti quanti si rallegrano e invece la donna si sente triste e magari non riesce a comunicarlo perché si sente in colpa di avere la depressione. Esattamente questo è il punto, cioè tutti si aspettano che la mamma sia felice, la mamma lo è, ma non riesce a comunicarlo, non riesce ad avere quell'entusiasmo esplicito che gli altri invece vorrebbero sentire e vedere in lei. Quindi nascono i primi sensi di inadeguatezza, l'autostima si abbassa, la donna si sente infelice per non riuscire a dare il massimo di sé nel momento in cui dovrebbe essere più facile, no? Sociologicamente parlando. E quindi questo è un momento estremamente delicato. Molto delicato molto questo delicato. Momento. È solo un problema di depressione postparto o ci sono altre problematiche del fisico, del corpo? Ma guardi, la domanda è importantissima e lo voglio dire a tutte le mamme in ascolto e alle loro mamme. La prima cosa a cui pensare è l'anemia. Noi non pensiamo che in gravidanza c'è un grande dispendio di ferro che è un oligoelemento importantissimo non solo per i globuli rossi, non solo perché passa il bambino e costruisce i globuli rossi il bambino, ma è l'oligoelemento più importante per far funzionare il cervello. Quando il ferro è basso raddoppia il rischio di depressione. Quindi il primo messaggio pratico è: dopo il parto continuate a prendere gli integratori di ferro che il ginecologo vi ha dato in gravidanza fino almeno a 3 mesi dopo il parto. Questo è importantissimo perché la donna si risente in forze proprio. E poi è importantissimo, c'è una caduta drammatica di capelli dopo il parto. Naturale, ma se una donna ne aveva già pochi prima o li ha sottili, è il panico, sto diventando calva, aiuto. La prima cosa da fare, ogni parrucchiere lo sa, ferro. In altre parole, andiamo proprio sulle cose semplici. È transitorio questa caduta dei capelli, poi è transitoria la caduta dei capelli, poi ritorna. Sì, ma intanto, capito, se uno ne ha tanti non si preoccupa, ma se una donna ne ha meno, comunque è preoccupata anche giustamente per l'aspetto fisico, per la ripresa della forma del corpo e la bellezza. Sono tutti piccoli suggerimenti che possono cambiare il quotidiano senza tragedie. Oggi ve ne daremo tanti. No, prego, concluda. Dicevo, un po' di ferro quindi, un po' di oligoelementi, un po' di vitaminico per almeno 3 mesi. Oggi ve ne daremo tanti di piccoli consigli pratici grazie alle nostre ospiti, ma le domande, parlava prima di comunicazione la dottoressa, le domande devono arrivare anche da voi grazie al nostro numero di telefono, lo 0258219584. Affrettatevi care mamme e anche cari papà che magari sono insieme a una famiglia e è un caso che un po' preoccupa, qualche dubbio, beh, non abbiate timore di chiamare. Ci ha già pensato Cristina da Roma, che è la nostra prima telefonata. Diamo il ben trovato alla nostra amica. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Ben trovata. La ringrazio. Senta, io mi sento un pochino in difficoltà per quanto riguarda, diciamo, quello che sta dicendo la dottoressa. Allora, io ho avuto un figlio a 15 anni e niente, praticamente adesso pensandoci, non so, adesso comunque sto facendo dei colloqui con delle psichiatre, delle cose, che questa cosa non gliel'ho mai detta. Io quando il bambino era piccolo ho cercato più volte di prendere il cuscino, metterlo in faccia, ma non per ucciderlo, per vedere quanto durava rimanendo senza respiro. Questa cosa l'ho portata dentro per anni e anni e anni e anni, ancora la porto dentro perché è una cosa che sto dicendo soltanto a voi. Quanti anni ha adesso, signora Cristina? Lei e il bambino? Adesso mio figlio non c'è più, è morto 7 anni fa con un incidente stradale. E quindi certo, c'è questa cosa, insomma, che non mi fa vivere bene, a prescindere dalla morte, ecco, di mio figlio, questa cosa che comunque mi ritorna in mente. Continua a rodere dentro. No, è chiaro, è una situazione decisamente importante, Cristina. Grazie di aver chiamato, ha fatto benissimo perché non è facile parlare di queste cose. A volte il telefono, il fatto di di non essere visti aiuta molto. Allora, proviamo ad aiutare anche noi, allora, Cristina. La prima cosa voglio è far rispondere a entrambe. Sì, magari farei partire. Prego, poi partire. Michele. Sì, allora io vorrei dire che c'è un tempo per la maternità che è una cosa molto più delicata di quello che poi in realtà avviene.
Quindi ogni donna ha in sé le potenzialità per diventare, per crescere il proprio bambino e diventare madre, ma non è così facile perché dipende da tutto quello che ha vissuto, dai pregressi, dalle esperienze affettive che ha avuto con i propri genitori e dalle esperienze di vita che ha fatto. Quindi quello che racconta la nostra ascoltatrice è più comune di quello che dovrebbe essere o di quello che si crede. Ogni donna, quando prova i sentimenti che ci ha descritto la nostra ascoltatrice, si sente fortemente in colpa, come se fosse l'unica a provare queste cose. Non è così. Bisogna conoscersi e bisogna intervenire anche con una psicoterapia per conoscere se stessi, ma anche l'altro nella coppia, perché in questo caso è molto importante chi ci ha accanto. Quindi non soltanto nell'armonia di coppia, ma anche nella consapevolezza dell'altro, perché conoscere l'altro è molto importante anche per affrontare queste situazioni. Chiaramente una psicoterapia e dei farmaci in questo caso sono indicati. Sì, io direi che ci sono altri due elementi importanti, purtroppo l'aver perso il bambino dopo, quindi quello che poteva essere un comportamento inquietante, quello di mettere il cuscino sul viso del bambino per vedere quanto resistesse, che esprime proprio questo conflitto di cui stiamo parlando tra la gioia di avere un bambino ma anche una serie di sentimenti di aggressività di cui la donna oggi non può parlare perché la guardano tutti come se dicesse qualcosa di atroce, ma il fatto è che le ambivalenze, i conflitti, la positività e la negatività sono dentro ognuno di noi. Bisogna aiutare queste donne che li avvertono più forti a superarli, ma parlandone e magari con le cure giuste. Purtroppo il fatto che il bambino sia morto ha incistato questo senso di colpa e lo ha fatto lavorare nell'ombra. Infatti anche la voce della signora è una voce molto turbata, io veramente la vorrei abbracciare perché capisco che cosa l'ha turbata profondamente e la invito a parlarne col suo medico, nonostante con lo psicoterapeuta, siano passati anni, a quanto magari capito. Adesso che ha rotto il ghiaccio con noi, di trovare il coraggio di parlarne anche con il suo psicoterapeuta o la sua psicoterapeuta, perché solo così può riabbracciare anche idealmente il bambino che ha perduto. Perché, signora Cristina, ci dicono le nostre ospiti.